intanto grazie di essere qui, e già questo è un modo per ricordarci che c'è una tragedia in Afghanistan che si sta consumando, perché in questo momento le persone stanno morendo di fame, quindi non è neanche più un problema di diritti, ma è proprio un problema di riuscire a non morire di fame. L'UNICEF ieri ha fatto un appello per i bambini afghani, perché noi è vero che abbiamo visto quella moltitudine disperata che cercava di scappare dall'Afghanistan ad agosto, quando sono tornati al potere i talebani, però è vero che comunque sono riusciti a prendere quei voli umanitari 130.000 persone. Ci sono 38 milioni di afghani che sono rimasti bloccati nel loro paese con le frontiere chiuse, senza più ricevere stipendio, perché gli stipendi dei dipendenti pubblici, delle forze di sicurezza, comunque erano date dai contributi della comunità internazionale. Cioè l'Afghanistan è un paese che ha vissuto in questi 20 anni comunque di aiuti della comunità internazionale, perché non era in grado comunque di avere un'economia tale da reggersi da solo. Quindi oggi, nel momento in cui i talebani sono andati al potere, quei fondi sono stati congelati, per cui le banche non stanno dando minimamente dei soldi, anche perché non ce li hanno, e comunque gli stipendi non vengono pagati. E fa freddo, c'è l'inverno, è arrivata la neve. E quindi che cosa, come si fa a sopravvivere? E questo è il primo problema che abbiamo tutti noi della comunità internazionale. La vera sfida è come aiutare gli afghani senza aiutare i talebani, che stanno al potere e che non possono essere loro a gestire questi soldi. Gli aiuti però, voi sapete, possono arrivare perché l'aeroporto funziona, perché la gente, gli operatori umanitari devono potersi muovere, le organizzazioni umanitarie, cioè le Nazioni Unite, devono potersi spostare sul territorio, ma tutto questo si può fare se c'è un accordo con il governo locale, e in questo momento il governo locale è costituito dai talebani e dai loro amici, che sono anche ricercati dall'FBI come pericolosi terroristi. Vedi il ministro dell'interno della rete Haqqani, che è sempre rimasto comunque sulla lista dei terroristi più ricercati. 10 milioni di dollari la taglia sulla sua testa. Gli americani sanno dove sta, se vogliono andarla a prendere possono andarla a prendere. Non lo fanno, perché non lo fanno? Perché comunque la cosa curiosa in tutto questo è che i talebani sono arrivati al potere senza trovare resistenza. Il governo è scappato, il presidente Ghani a un certo punto ha preso ed è scappato con i soldi, l'esercito ha detto ma noi per chi stiamo combattendo? Cioè, e quindi si è dissolto. La situazione è questa, cioè a Kabul oggi c'è un governo che di fatto non ha... è legale per certi aspetti, no? Cioè non è che ha fatto un colpo di Stato, ha riempito un vuoto di potere, perché appunto il legittimo governo scelto dagli americani, filo americano, era scappato. Allora, gli spunti di riflessione che vi voglio dare sono questi. La principessa afghana è realmente esistita, era una donna nata con tanti privilegi e tanti diritti, perché apparteneva alla famiglia reale, e quindi era una donna che aveva tutto, la nipote preferita del re. Nel libro si racconta che sin da piccola ha incominciato a vivere accanto al nonno. I nipoti erano tanti, ma lei era quella che stava accanto al nonno, lei era quella a cui il nonno insegnava a guidare quando ancora era una bambina, a cui affidava compiti e la pagava per svolgere quei compiti, perché non era una principessa di quelle bionde e che pensano a fare shopping come ci hanno raccontato nel passato, come ce ne sono ancora in stati medio orientali, ma era una principessa che sin da piccola pensava alle cose concrete e amava il suo paese, lo attraversava a cavallo, e poi all'improvviso però tutto questo finisce, e quindi perde tutti i suoi diritti, perde il suo regno, diciamo, e si ritrova nel nostro paese in esilio, e qui si ricostruisce una vita.
ha bisogno di ritrovare, di dare di nuovo un senso alla sua esistenza, perde tutto quello che aveva e si confronta con una realtà di donna che non ha più niente e deve comunque provare a sopravvivere. E lo fa con una grande dignità, lo fa andando a lavorare, facendo l'unico lavoro che sapeva fare, cioè occupandosi di cavalli, perché era quello che lei aveva sempre fatto, amava i cavalli, e quindi in una forma anonima va a lavorare nelle scuderie a Roma delle capannelle. Non so se questo lo racconto nel libro, però non va a fare un lavoro luccicante, va ad alzarsi all'alba a pulire i cavalli e ad allenare i cavalli, e nessuno sa che è una principessa. Lavora con gli staglieri, con i fantini, con quelli che stanno dietro le quinte dell'ippodromo delle capannelle. Questo lo fa per un periodo, poi va in Inghilterra e continua il suo lavoro anche in Inghilterra per poter mantenersi e per mantenere anche una figlia che nel frattempo era nata. È una donna che ha continuato però anche a cercare di dare un contributo nell'ombra per far quadrare le cose nel suo paese, dove continuava a esserci la guerra, continuava a esserci instabilità. Quindi è una donna coraggiosa che ha saputo reinventarsi. Io l'ho conosciuta nella fase in cui era in Italia, ovviamente, ed è stata una persona che mi ha aiutato a capire meglio il suo paese e mi ha aiutato a tradurre comportamenti, scelte, alleanze. E io appunto come giornalista andavo in Afghanistan e quindi è una società completamente diversa dalla nostra, con regole completamente diverse, con forme di governo diverse. Noi quando come occidentali siamo andati là dopo che appunto c'era stato l'attacco alle Torri Gemelle, abbiamo immaginato di ricostruire l'Afghanistan dando quello che per noi è l'idea di uno Stato democratico, no? E quindi una Costituzione, un Parlamento, delle elezioni, quindi un'idea di struttura molto simile alla nostra. In realtà l'Afghanistan è una società tribale che si regge su equilibri completamente diversi, per cui un po' gli afghani ci hanno anche seguito, no? In questo gioco della democrazia, però poi andavano avanti anche a fare le loro assemblee. Quando si trattava di decidere questioni serie di sicurezza, convocavano la Loya Jirga, che è la loro assemblea con tutti i capi tribù. Nei villaggi noi abbiamo fatto dei codici civili, noi italiani con gli afghani ci siamo occupati della ricostruzione del sistema giudiziario. Pensate come siamo fantasiosi, no? Cioè abbiamo detto ci pensiamo noi a spiegarvi come deve funzionare la giustizia. E quindi abbiamo messo a posto codici, però gli afghani hanno dei tribunali loro, cioè c'è una giustizia ufficiale, poi c'è la giustizia, quella che viene fatta dagli anziani nei villaggi, ed è quella che colpisce molto le donne, è quella che è terribile con le donne perché non riconosce diritti alle donne, ma è quella che viene applicata molto più facilmente nei villaggi dove non esistono dei tribunali civili ufficiali. Quindi la principessa che io ho immaginato in questo giardino meraviglioso incontra altre donne, che sono donne che hanno vissuto in questi 20 anni dove anche loro hanno conosciuto i diritti. E era un paese pericoloso e lo è sempre stato, gli integralisti non si sono mai allontanati troppo, sono sempre rimasti sotto traccia nella società afghana, però queste donne hanno potuto immaginare un futuro, un'idea, hanno potuto studiare, hanno potuto lavorare, hanno potuto seguire dei loro interessi, c'è chi ama la musica, c'è chi ama lo sport, quindi hanno fatto quello che a loro piaceva, quello che a noi sembra naturale, no? Fare normalmente. E poi all'improvviso hanno perso di nuovo tutti questi diritti, perché incredibile ma vero, dopo 20 anni i talebani sono tornati al potere. Allora vi dico, questo deve farci riflettere, perché è successo là, ma io l'ho visto succedere anche in altri posti del mondo.
Quando si hanno dei diritti che sono frutto di battaglie di altri che ci hanno preceduto, bisogna tenerceli molto cari, non bisogna permettere a nessuno di metterli in discussione, si devono fare battaglie per aggiungere diritti, non per toglierne. E, perché può succedere anche qui che ci tolgano dei diritti. Io lo vedo che regolarmente, ogni tanto, si insinua nel dibattito politico la voglia di andare a toccare diritti che riguardano la libertà di scelta delle donne. Quindi succede in Afghanistan, ma può succedere anche qui. E quindi io credo che questo sia un libro che ci deve far riflettere su cosa significhi nascere in questa parte di mondo, che è sicuramente la più fortunata rispetto alla condizione che vivono certe ragazze in paesi come l'Afghanistan, ma cioè che ci faccia anche riflettere su quello che abbiamo e su quello che non possiamo permettere che ci venga tolto neanche a noi. Perché è vero che l'Afghanistan è lontano, ma può succedere perché nei momenti in cui il dibattito politico diventa esasperato, diventa così partigiano come vediamo che è successo e continua a accadere, beh allora chissà com'è, i diritti delle donne diventano sempre un tema di scontro, perché è facile scontrarsi su. Quindi le donne restino sempre molto vigili, ma anche gli uomini, perché se le donne perdono i diritti non è che gli uomini ne guadagnano di più, no, si ritrovano accanto delle compagne frustrate, con meno diritti, con meno opportunità di lavoro e con meno indipendenza. E quindi non conviene a nessuno, né agli uomini né alle donne. E il libro l'ho scritto perché ho usato anche la fantasia, non è un libro che non è il saggio a cui ero abituata, perché uso un linguaggio giornalistico di solito. Ho voluto però arrivare, appunto, come ricordava la professoressa Di Stefano, a un pubblico diverso, proprio perché penso che sia importante capire che quello che accade in un paese che ci sembra così lontano, in realtà poi ci rientra dalla finestra in un modo o nell'altro, non è qualcosa che non ci riguarda. E vi faccio un esempio molto concreto. Non solo noi come Italia abbiamo ospitato appunto ben due famiglie reali in esilio dall'Afghanistan, perché la prima è stata all'inizio del secolo scorso con Re Amanullah, che venne cacciato dall'Afghanistan perché aveva fatto troppe riforme e il paese non era pronto ad accettare queste riforme. La moglie, la regina Soraya, aveva abolito il velo, tutte cose che comunque in un paese così conservatore non sono mai piaciute, per cui viene cacciato via e viene in Italia. A distanza di anni ci ritroviamo in Italia l'altra famiglia, appunto quella di Omaira Wali, di cui io racconto nel libro, che viene in Italia perché c'è un colpo di Stato nel 73, mentre il re è in Italia a fare un periodo di convalescenza dopo essersi operato. E quindi cosa succede? Fanno il colpo di Stato approfittando della sua assenza e poi mandano tutta la sua famiglia in Italia in esilio. E quindi noi nel giro di 60 anni, 70 anni, forse anche di più, insomma, anzi alla fine diventa quasi un secolo di storia, abbiamo nel nostro paese ospitato due famiglie reali afghane. Ma quando dico che poi le cose sembrano lontane ma poi ci rientrano dalla finestra, è che se l'Afghanistan non sarà un paese stabile, noi avremo degli scontri politici al nostro interno per ragionare sulle ondate migratorie che arriveranno dall'Afghanistan, per capire allora che cosa dobbiamo fare. Vedete che l'Europa sta diventando un groviglio di fili spinati, tutti mettono fili spinati alle loro frontiere, no? Per bloccare l'avanzata di chi scappa da guerre, da situazioni difficili. E gli afghani certo oggi non stanno scappando molto perché le frontiere sono chiuse, ma se non si trova una soluzione tutti insieme per ridare una stabilità a quel paese, per fare in modo che comunque la gente sopravviva, è chiaro che le ondate migratorie arriveranno a destabilizzare i paesi europei, dove lo scontro è sempre più violento tra chi pensa alla gestione dei migranti in un certo modo e chi la pensa in un altro. Quindi ecco là che tutto ci rientra comunque dalla finestra. Viviamo tutti sullo stesso pianeta
e i popoli da sempre si spostano. Noi siamo un popolo di migranti, lo sappiamo bene, no? Dalla Sicilia, dal sud dell'Italia, dal Veneto, quando era povero sono partite tantissime persone che non ce la facevano a vivere nel loro paese e dovevano cercare per forza un modo per dar da mangiare alle loro famiglie. E quindi io l'ho visto fare in Africa, l'ho visto fare appunto in Afghanistan. Però una cosa ti dicono sempre gli afghani: noi vogliamo tornare a casa. Io mi ricordo nel 2002, quando i talebani sono stati cacciati via, vivevano 3 milioni e mezzo di profughi afghani in Pakistan e altri 3 milioni e mezzo in Iran, più quelli sparsi per l'Europa, soprattutto in Germania e in Gran Bretagna. Io ho visto milioni di afghani tornare a casa perché avevano avuto la prospettiva della pace. Non c'era più la guerra e c'era la voglia di ricostruire il paese, e quindi sono tornati a casa con questi camion carichi di quelle poche cose che loro avevano, ma che gli servivano per poter ricominciare una vita nel loro paese. Quindi questo sempre ti dicono: rimangono legati al loro paese, non è un viaggio senza ritorno quello che loro fanno, scappano perché temono per la loro vita e la vita dei loro figli, ma la loro idea è di tornare a casa sempre. E non è un caso che nessuno sia mai riuscito a conquistare l'Afghanistan. Ci hanno provato in tanti, ma nessuno ha mai conquistato l'Afghanistan, che viene chiamato la tomba degli imperi, proprio perché gli afghani sono legati alla loro terra, sono dei combattenti e hanno sempre difeso il loro paese. Quindi questa è una fase molto delicata di passaggio, e capire verso dove si sta andando è un impegno, insomma, di tutti, anche se l'impressione è che se ne parli un po' meno. Però io penso che sia impensabile, no? Cioè sia impossibile non parlarne. Il Premier Draghi ha fatto un G20 le settimane scorse dedicato proprio all'Afghanistan. Non è che si siano prese delle decisioni clamorose. Però la comunità internazionale ce l'ha ben presente qual è la situazione e che cosa sia indispensabile fare perché l'Afghanistan non torni a essere un paradiso per terroristi, no? Qual è stato per anni, perché comunque oggi noi abbiamo questo governo di talebani provvisorio, non so cosa succederà per averlo definitivo, cioè gli vengono poste alcune condizioni, tipo fate un governo inclusivo. Per inclusivo si intende comprendere tutte le etnie del paese, ma anche, cioè, creare delle strutture che rendano facile il dialogo con il paese, no? con chi appunto deve interagire con l'Afghanistan, no? Non solo con delle figurine messe lì così, ma delle persone, cioè una struttura che possa agire sulla scena internazionale. E quindi, insomma, il problema è lì, tutto aperto, ed è una grande sfida. In questa sfida quelle che stanno perdendo di più sono le donne, perché le scuole sono chiuse dai 12 anni in su, hanno riaperto solo alcune scuole a Herat, qualcuna a Kabul, ma diciamo che la linea è le ragazze devono stare a casa perché non c'è sicurezza. Le università sono chiuse, sempre con la scusa della sicurezza. Che cosa sia per un talebano la sicurezza, la condizione di sicurezza per poter mandare a scuola di nuovo le ragazze, non è molto chiaro. Ecco, cioè quello, la mia impressione è che la loro idea sia quella che una donna istruita dia fastidio. Quindi meno le facciamo studiare e meno danno fastidio. Non lo possono fare in modo così clamoroso come 20 anni fa, perché oggi hanno a che fare con una generazione di uomini e donne che difende i propri diritti, perché hanno anni di diritti e quindi oggi protestano, e si avverte che c'è una resistenza sotterranea a questo governo integralista, e loro probabilmente non si aspettavano questo, cioè pensavano di essere accolti a braccia aperte, perché la presenza dei soldati internazionali non piaceva più da tempo agli afghani. E molti civili sono morti sotto i bombardamenti fatti con i droni,
da tempo i contingenti internazionali erano mal sopportati, quindi diciamo che non hanno trovato quell'accoglienza che si aspettavano, però sono in tanti a essere contenti che noi ce ne siamo andati. E dico noi perché non è che sono solo gli americani che se ne sono andati, ce ne siamo andati tutti. E i primi a essere contenti sono tutti i paesi che confinano con l'Afghanistan. Perché se voi guardate la cartina e vedete che c'è un pezzo di Cina che confina con l'Afghanistan, c'è un lungo confine di 3.000 chilometri con l'Iran, ci sono le ex repubbliche sovietiche che hanno continui legami forti con Mosca, il Tagikistan, l'Uzbekistan, certo non avevano alcun interesse, e poi c'è il Pakistan con la sua ambiguità, ma nessuno di questi paesi aveva interesse ad avere gli americani nel cuore dell'Asia. La più grande base americana, Bagram, alle porte di Kabul, non piaceva a nessuno. Nessuno voleva avere un governo filoamericano di tutti quei paesi lì in Afghanistan. Non piaceva la Cina, potete immaginare, non piaceva la Mosca, non piaceva l'Iran, non piaceva il Pakistan, che ha sempre fatto un gioco molto ambiguo e che ha fatto nascere i talebani. Quindi diciamo che sono stati in tanti quelli che hanno festeggiato la partenza di tutti gli stranieri dall'Afghanistan. Una guerra che abbiamo perso, questo deve essere molto chiaro, la più lunga guerra degli Stati Uniti, persa, come l'avevano persa i sovietici, come l'avevano persa gli inglesi, come l'hanno persa tutti quelli che hanno messo piede in Afghanistan.